35esimo compleanno. Questo che mi preoccupa. Sono felice di tutto, è questo che mi dà un grande pensiero, veramente. Che sono già passati 35 anni. Direi bene, ma sono passati. Facci un flash di quella sparata di Goodwood, ribattezzata la fucilata di Goodwood. Beh, ogni tanto la rivedo, devo dire che sono stati bravi la regia e le riprese che hanno fatto venire fuori una bella corsa e un bel arrivo. Io ci ho messo del mio, ma ripeto, le immagini sono state eccezionali. È il 1977, la Trevali Varesine termina sulla pista dello stadio di Masnago, piove, si sprinta sulla pista di atletica leggera, in fuga c'è Giuseppe Saronni della Schick su bici col Nago contro due uomini della Sanson, 2-1, ma vince Saronni. Ma intanto ti devo dire, parto dall'Agostoni, queste tre sono tre corse di casa, io sono lombardo. Come potevo non vincere l'Agostoni? Ho sempre corso una vita su biciclette col Nago, imprenditore brianzolo, non me l'avrebbe mai perdonato. Sì, anche se la prima gara del Trittico che hai vinto è stata comunque la Trevalli Varesine, procedi pure. La Bernocchi, corsa di casa, io sono di Parabiago, Bernocchi è fuori di casa, Legnano è fuori di casa mia, e vincere in casa è sempre stato veramente difficile, però sono riuscito a vincerla due volte. Quindi un impegno enorme anche lì per non arrivare alla fine della carriera e dire non hai mai vinto a casa tua. Trevalli, beh, la Trevalli è la mia palestra d'allenamento, mi sono allenato per 20 anni a Varese, su Covignone, nelle zone, quindi sono le mie strade d'allenamento, sono riuscito a vincerla 4 volte, non me ne voglia Gianni Motta, che io ero simpatizzante e tifoso di Motta, mai avrei pensato alla fine della carriera di aver vinto 4 Trevalli come lui, ma glielo dico sempre, io vinco per differenza reti perché ho migliori piazzamenti. L'ultima vittoria in una prova del Trittico è stata la Trevalli dell'88 con 9 passaggi sul muro di Ferrera. Questa è stata veramente bella, intanto dobbiamo dire che quelle Trevalli e quelle corse, per fortuna se vuoi, erano anche corse molto più impegnative, 270 km, i chilometri erano molti di più, erano premondiali, quindi c'era un'importanza, c'era un'aspettativa enorme, c'erano tantissime nazionali, in quel momento il mondo del ciclismo era in Lombardia, perché chi faceva bene, chi era in grandi condizioni in queste gare, poi certamente sarebbe stato protagonista al campionato del mondo. Proprio quella è stata l'ultima. E mi trovavo in fuga, erano credo un gruppetto di una decina di corridori, e c'era un corridore fortissimo allora, che stava andando, aveva un momento eccezionale, era Guido Bontempi, lombardo anche lui, bresciano, Gussago, niente a che vedere con noi Varesotti, attenzione, ed era convinto di vincere, era partito un po' lungo, si arrivava a questo, il famoso rettilineo che... negli ultimi 200 metri impennava un po', saliva un po' al 2-3-4%, e il suo errore, ed era forte, probabilmente era anche più forte di me in quel momento, ma il suo errore è stato quello di partire troppo lungo, l'ho infilato proprio negli ultimi 10 metri, quindi grande soddisfazione. Ha avuto la meglio il bistard Giuseppe Saronni. Tu hai vinto 4 Trevalli Varesine, Moser ne ha vinte 2, però ha vinto la Bernocchi, anche lui ha vinto anche lui 2 Agostoni. Che cosa si prova ad avere vinto più gare del Trittico di Francesco Moser? Ah, grande soddisfazione, questo è inutile dirlo, eh. E poi come potevamo far vincere un trentino in casa nostra? Ce la mettavamo tutta, no? No, ma adesso a parte questo, ma veramente il Trittico, e sono contento che il Trittico stia riprendendo la visibilità e l'importanza che merita, perché allora veramente il centro del ciclismo mondiale erano queste tre gare, che erano le gare indicative, ma indicative veramente nel senso della parola, verso il mondiale che era lì a poco, dopo 2 o 3 settimane. Caro Beppe, qual è la gara più adatta a te tra l'Agostoni di quest'anno, la Bernocchi di quest'anno e la Trevalli di quest'anno? Io ho vinto la Bernocchi perché
era con l'arrivo sullo strappo di Lonate Ceppino, ancora i tempi, perché quando c'era un arrivo su delle salitelle, su degli strappi, ero forte, così anche la Trevalli. L'Agostoni di oggi, con il lissolo fatto qualche volta in più, mi piace molto, perché avrebbe fatto un po' più di selezione. Però sono tutte corse importanti, tutte corse dure, di selezione, mi sono sempre piaciute, e poi soprattutto, piacere o no, bisognava vincere perché erano in casa, quindi erano importanti. Caro Beppe, tu sei convinto che Ernesto Colnago faccia il tifo per te alla Trevalli Varesine o lo faccia ad esempio per la Gazprom? Ad esempio Ernesto Colnago nell'89 ha vinto la Coppa Agostoni con l'Alfa Lum composta dai corridori della ex Unione Sovietica, con Dmitry Konyshev. Secondo te Ernesto Colnago tifa per te alla Trevalli e alla Bernocchi, oppure tifa per la Gazprom che è lo sponsor della Champions League? No, tifa per noi, in seconda battuta, è importante che vinca una sua bicicletta, questo sicuro. Ok, e a questo punto le autorità della Regione Lombardia, il presidente Maroni, l'assessore Rossi e i presidenti delle società organizzatrici consegnano un premio speciale, una targa speciale al campione del mondo di Goodwood 82 a 35 anni dalla sua vittoria. Grazie. 5 settembre 1982, 35esimo anniversario, fucilata di Goodwood. Saronni, vincitore dell'Agostoni 78 e 82, della Bernocchi 80 e 81, della Trevalli Varesine 77, 79, 80 e 88. Per il trittico, per Beppe Saronni, per tutti noi, l'applauso degli sportivi presenti.